il centro storico della nostra città è completamente in una fase di involuzione e di degrado. Siamo in una fase di ghettizzazione che sta accelerando. Questo meccanismo deve essere sicuramente bloccato e invertito, altrimenti il valore delle case scende ancora di più. Siamo in una situazione dove il valore delle case del centro storico è arrivato ai minimi storici e non c'entra la crisi, c'entra una cattivissima gestione dello sviluppo urbano. Nel centro della città non è stato speso un euro, non sono stati previsti investimenti e sono stati recuperati risorse in qua e là, ma non è stato oggetto di una vera progettazione. È vero, il piano del traffico e il piano della mobilità hanno in realtà peggiorato una situazione già degradata, una situazione dove il valore degli immobili è ridotto anche in funzione della difficoltà dello sviluppo economico di alcune aree commerciali del centro. Questo deve essere invertito. A Firenze sono state fatte delle azioni molto forti, già 3 anni fa, è stato deciso di aderire al regolamento per il decoro dell'UNESCO che prevede l'imposizione di standard migliorativi per quanto riguarda il commercio. Questo sicuramente ha migliorato e sta migliorando e permette una migliore qualificazione delle aree. Possono essere create anche, un altro impegno che prendo personalmente, le zone franche urbane. Sono state utilizzate all'Aquila, sono state utilizzate a Genova e servono per riqualificare le aree centrali e per farle riurbanizzare. Ma non solo, le aree mercatali e nelle zone dove effettivamente il valore degli immobili è sceso possono essere utilizzate come co-housing per gli anziani. Questo sistema, questo meccanismo è uno dei più diffusi, per esempio partiti dalla Spagna, per riqualificare le aree mercatali dove effettivamente gli anziani possono stare, hanno una serie di servizi in più e c'è un sistema sinergico. Quindi le soluzioni ci sono, devono essere rese operativi, si meglio prendono le migliori pratiche, si deve smettere di guardare in faccia. Sì, è vero, ma per quanto riguarda l'edilizia sociale i problemi ce ne sono anche perché è stato abbandonato quello che erano i piani di recupero a favore di graduatori generali creando un conflitto fra poveri. E per quanto riguarda l'occupazione, ebbene, questa amministrazione ha lasciato che le occupazioni fossero lo strumento per risolvere il problema della casa, e invece di farsi responsabili, soprattutto perché le persone che occupano non sono in sicurezza. Un'altra cosa, c'è una legge che stabilisce chi deve avere le case, non può essere oggetto di propaganda per un'amministrazione. Grazie.